Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme in Siccome sono un italianista, allora faccio una domanda un po' da italianista. Cioè, questa tesi su Piazza, io so che tu l'avevi chiesta a Ezio Raimondi, che tra l'altro, siccome è scomparso da pochi mesi, fa anche piacere ricordare. Allora vorrei chiederti un po' il tuo rapporto con Raimondi, con l'università. Ma ho fatto un'università discreta, un libretto pieno di buoni voti, devo dire, anche perché me la prendevo abbastanza comoda. Mi sono iscritto nell'anno accademico 58-59, poi ho smesso e mi sono riscritto nell'anno accademico 62-63, o no, meglio, 63-64. Mi è toccato pagare le tasse di tutti gli anni che avevo fatto, una rapina, mano armata, tremendo. Tant'è vero che il primo esame che ho dato, storia medievale, c'era un Prodi, uno dei 60 fratelli di Romano Prodi, che mi ha detto, ah, dice, guarda, però, no, perché un esame avevo dato filologia romanza, che il professore da allora, credo scomparso da tempo, per essere bocciati bisognava buttargli in faccia e prenderci, perché altrimenti eri promosso, insomma, io ho preso un 26, adesso mi ricordo. Il secondo dato nel gennaio-febbraio del 64 e poi ho detto, ah però, disse, è passato un po' di tempo, dico professore, l'ho preparato molto bene. E così. Ma i rapporti con Raimondi, che è un grandissimo personaggio, frequento proprio una schiera di raimondiani, insomma. E ultimamente è venuto. Prima di stare poco bene, è venuto anche a due miei concerti. E una sera ha detto: in Guccini è l'etica che si fa politica e non viceversa. E tutti, ah, che bello, certo, professore. Ma nessuno ha capito cosa veramente volesse dire. Raimondi, per dire che tipo era, una volta dovevo fare una tesina su un certo Francesco delle Mene, poeta in musica del Seicento. Era un poetasso, diciamo, un grande. E incontro Raimondi nel corridoio e mi fa: ah, Guccini, Guccini, senta, ho trovato un libro che va benissimo per la sua tesina. Lei legge il tedesco? No, professore. In una settimana impara, dunque, si sente. Come una settimana impara? Lui era fatto così. Un'altra volta in automobile c'è qui in macchina con una raimondiana, dice: ma ho visto un cartello paletta metaforica, cosa vuol dire? No, dice professore, è paletta semaforica. Ma era una persona che faceva dei discorsi anche di 40 minuti citando 50 personaggi senza fermarsi, con delle subordinate incredibili e quindi aveva un rapporto molto, molto, molto buono. Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole.